È un ruolo che dobbiamo rilanciarlo anche alla luce di quelli che sono stati e che saranno purtroppo i cambiamenti climatici che caratterizzeranno tutti i territori. I territori che hanno bisogno di essere sicuri, che siano resilienti a quelli che sono i cambiamenti climatici per i cittadini e per le attività economiche. Per quanto riguarda l'agricoltura, che purtroppo sarà uno dei settori che subirà in modo importante quelli che sono i danni dai cambiamenti climatici, essendo che viene fatta all'aria aperta e sotto il cielo, è chiaro che sull'agricoltura abbiamo bisogno di infrastrutturare questo percorso, queste infrastrutture, delle infrastrutture che sono necessarie a garantire la competitività delle nostre imprese agricole a livello internazionale, nella distintività, essendo un paese del Mediterraneo, di poter utilizzare l'acqua. La sfida è quella di utilizzarla al meglio, di trattenerla, ma che di certo dobbiamo garantire quello sviluppo di quei territori che passa da un agroalimentare di qualità. Presidente, qual è lo stato di salute dei consorzi di bonifica abruzzesi? Credo che l'Abruzzo in questi anni abbia fatto tanto per uscire da quelle situazioni di commissariamento che hanno limitato quello che è lo sviluppo dei consorzi. Oggi i consorzi di bonifica a livello nazionale sono degli enti moderni, sono degli enti innovativi perché garantiscono quelle funzioni pubblico e private che diversamente altri soggetti non riuscirebbero ad affrontare, situazioni di area vasta, situazioni di regimazione delle acque, ma soprattutto di distribuzione delle acque irrigue. Su questo crediamo che i consorzi di bonifica devono giocare un ruolo importante nelle pianificazioni del territorio, in modo sussidiario con gli enti locali, per quello che ci compete, dobbiamo riuscire a mettere in campo tutte quelle sinergie in grado di far comprendere ai cittadini quanto sia importante il nostro ruolo, ma soprattutto dare delle risposte in tempi rapidi a quelle che sono le criticità che purtroppo anche in questa regione, come l'Abruzzo, essendo una regione con l'Appennino, con l'Appennino che ha un ruolo centrale, di forte crisi di dissesto idrogeologico.